Привет, друзья! Arriviamo al 14° giorno di questa offensiva ucraina e facciamo un po' il punto di quello che è stata tutta questa settimana. Gli attacchi si sono susseguiti e la pressione offensiva non cala, anzi cresce. Cresce perché quello che non cresce, anzi langue, sono i risultati di questa offensiva. Ben lungi dai dichiarati 100 km quadrati conquistati, se poi se avete visto la live con Vincenzo avete anche sentito come alcuni analisti alterano quelle che erano i fronti iniziali della zona di conflitto, di contatto, per cercare di far apparire come maggiori i magri progressi ottenuti in 14 giorni di massacro e di perdita di materiali davvero notevole da parte ucraina. Aumentano i video della distruzione di questi mezzi, ad opera soprattutto dei droni che lavorano incessantemente dietro le linee ucraine, cannoni, radar, macchinari per la guerra elettronica, blindati, carri armati stessi vengono colpiti e danneggiati. Gli ucraini in questi giorni tendono a usare cortine fumogeni con abbondanza per mandare avanti i fanti. Mandano avanti i fanti per risparmiare i mezzi, perché evidentemente mandare i mezzi da soli hanno capito che era un suicidio. Un articolo dello Spiegel ammette chiaramente che molti carristi ucraini addirittura arrivano a fingere guasti ai carri pur di non partecipare agli attacchi suicidi. E poi faremo vedere un articolo invece del New York Times uscito oggi in cui vogliono dare a intendere che siano stati i russi a causare il crollo della diga di Novokakhovka. Parlano di prove, ma non ne mostrano, sinceramente. Ho dato un'occhiata all'articolo e ciò che dicono è tutto e il contrario di tutto, nel senso che loro dicono di aver provato che ci sono delle esplosioni, quel fattore che a me mancava, e che lo abbiano rilevato i sensori sia a Kiev, vabbè, incredibile come non so che cosa, che in Romania e anche lì, insomma, un paese della NATO. Comunque sia, il problema è uno fondamentalmente, che le cariche potevano essere nascoste prima addirittura dell'inizio dell'operazione speciale russa, sia che invece essere state poste dopo, magari con l'utilizzo addirittura di siluri marittimi. Non sarebbe la prima volta che qualche paese della NATO fornisce materiale marittimo. Abbiamo visto i droni di produzione probabilmente britannica che attaccano le navi a Sebastopoli. Cosa gli costerebbe fornire dei siluri per causare la distruzione della diga? Distruzione che tra le altre cose il New York Times mostra delle belle foto dei giorni precedenti il crollo in cui si vedono danni significativi alla struttura, tant'è che è crollata anche la parte stradale, ne abbiamo già parlato, ma la foto qui è molto bella, poi la vedrete, e strutturali alle paratie. Danni strutturali alle paratie che non si fermano, cioè hanno aumentato di fatto la fuoriuscita di acqua. Questo ci dice che ci sono dei danni.
parla e ammette di più bombardamenti da parte ucraina, bombardamenti che cadendo magari a filo delle chiuse avrebbero colpito direttamente, adesso poi c'è anche la struttura sott'acqua della diga, avrebbero colpito direttamente la struttura portante, magari anche causando importanti danni strutturali che nel tempo si sono sinceramente hanno decisamente peggiorato la stabilità della struttura. Comunque sia, loro fanno una ricostruzione volta a dimostrare un teorema, e cioè che sia stata la Russia, quindi leggono ogni informazione che hanno in quella chiave, mentre si potrebbe dire invece che altrettanto si può fare dicendo il contrario, e cioè che siano stati gli ucraini a causare il crollo con i bombardamenti precedenti. Vediamo la mappa. Allora, nei giorni scorsi nella zona sud sono state colpite, quindi dall'ultima puntata di aggiornamento, le zone di Odessa, alcuni centri importanti con missile Geran sono stati usati anche lungo le spiagge nel sud, magazzini colpiti nelle zone sud del settore di Kherson colpito da artiglieria, e i droni hanno fatto fuori anche un M777. Nei giorni scorsi si è vociferato di uno sbarco, un tentativo di sbarco da parte ucraina sulla sponda sinistra del fiume. Non c'è stato riscontro di questa voce, era chiaramente una disinformazione per i soliti allocchi propagandisti che ci cascano. Sono state segnalate dei tentativi di attraversamento del fiume, ma sono stati distrutti lungo il percorso. Finora non si capisce quale vantaggio avrebbero avuto i russi dalla distruzione della diga, come sostiene il New York Times. Comunque andremo poi a vedere. Sulla zona dei fronti abbiamo avuto un aumento dell'offensiva ucraina nel settore vicino a Kamiansk, che si è concentrato principalmente sul villaggio. Qua ha tentato di raggiungere l'altro villaggio, ma per ora tutti i segnali ci dicono che è fermo in questo settore dove vedete il cursore. Come vedete non è stata ancora spostata la linea verde che indica il settore sotto controllo. Hanno spostato la linea gialla che indica la zona dove avvengono i combattimenti principali, però, quindi il settore grigio diciamo, però la zona verde ci indica ancora che questa è la linea dei combattimenti. Equipaggio danneggiato un po' dappertutto in questo settore. Comunque per capire, questi sono 500 metri, quindi è un chilometro all'incirca. Siamo sempre lì, la linea di difesa russa è dietro, non è qua. Questa è la zona di contatto. Poi abbiamo visto video diversi di droni in questi settori. Su tutta questa zona si mantiene costante la pressione offensiva da parte ucraina. Vediamo che ci sono stati attacchi in questa zona, come vedete ci dice appunto che ci sono stati incursioni in questi settori, ma che sono stati anche riflessi. Qui è 18/6/2023, quindi di oggi, l'informazione è che l'attacco ucraino è stato riflesso, respinto. Quindi questa mattina sono partite le operazioni di una nuova offensiva con ampio uso di fumogeni e fanteria.
anche in questo settore oggi è in corso, un po' più spostato, una iniziativa, che è iniziata ieri però, vediamo un attimo le ultime 12 ore cosa ci dicono, che sono ancora in corso perché è iniziata ieri sera. Benissimo. Poi, ecco, allora qui c'è stato un attacco molto in forze da parte ucraina. Anche qui si parla appunto di perdite di carri, stanno cercando di penetrare all'interno delle linee russe, ma non conosciamo poi il termine di questa operazione, cioè se è stato portato a termine o se invece poi si risolve. Lo sapremo però stasera, probabilmente dei dati più precisi, se viene poi respinto anche qua. Qui l'indicazione ci dice che l'attacco oggi sarebbe stato respinto anche su questo fronte. Resta da vedere appunto poi come verrà aggiornata la mappa, se all'indietro o ripristinata nei confini originari. Questi sono ancora i confini di 14 giorni fa, quindi come vedete non c'è stato sfondamento. Per ora restano quelli. Questo era il settore di Rabotino, per capirci, quando ne sentite parlare il villaggio è questo, quello dietro, Tokmak è qua sotto e doveva essere raggiunto circa una settimana fa dagli ucraini, sono ancora fermi qui. Il settore dove avvengono molti attacchi è quello di Veminska. Allora, qui abbiamo sul fianco c'è una forte pressione offensiva da parte ucraina, ma gli attacchi finora sono stati respinti. Tutta questa zona è zona di elastico, cioè di spostamento del fronte per assorbire la forza offensiva, causare i danni e poi respingerla sulle posizioni iniziali. Ed è questo il significato dell'arretramento della linea tratteggiata gialla, che c'è anche dall'altro lato, come vedete, perché ci dice che questa è una zona di manovre, non c'è un fronte preciso, ma è una zona attiva. Comunque questo era il fronte iniziale, quello di 14 giorni fa, quindi c'è stato effettivamente uno spostamento indietro della linea verde. Bisogna vedere se poi viene aggiustato nuovamente o se rimane quello che è. Però il guadagno finora confermato è poca cosa. Sul fronte a nord, come vedete, questo era il fronte iniziale, abbiamo parlato più volte del saliente che arrivava fino a lambire la città, la cittadina, e i villaggi, i tre villaggi che sono stati in Makarovka e qua presi, sono stati diciamo finora contenuti. Qui c'è segnalato un arretramento delle posizioni effettiva da parte russa, quindi come vedete quando avviene viene segnalata. Qui viene confermato la linea del fronte come ve l'avevo raccontata, cioè che avviene a fianco di Makarovka. I villaggi successivi sono ancora in controllo russo, quindi non c'è stato avanzamento da almeno una settimana circa. In questa zona Novodonetsk è sempre sotto il controllo russo e qui si infrangono di fatto gli attacchi e le offensive ucraine. Sono molte le unità, poi vedremo nell'altra mappa se ce ne saranno state di nuove. Per ora no, ci sono attacchi resistenza da parte ucraina alle offensive russe. Allo stesso tempo ci sono stati dei tentativi di controffensiva
ucraina su questo fronte, ma anche queste non hanno avuto esito. Il fronte di fatto rimane invariato. Anche qui a nord, nella zona vicino a Dvefka, diciamo nel settore di Dvefka, ci sono stati alcuni attacchi, ma respinti sia nella parte a sud che nella parte a nord di Dvefka. Gorlovka, ci sono stati bombardamenti che hanno colpito dei depositi vicini, prossimi al fronte. Prosegue l'offensiva ucraina che cerca di saggiare le linee russe a sud, ma vengono sempre respinte. Anche in questo settore, come vedete, non ci sono state variazioni di fronte. Questa è l'unica che si era, vi ricordate, ne avevamo già parlato, si era rafforzato il confine lungo il canale. E qui si è mantenuto. In questo settore ci sono stati tutta una serie di attacchi in forze da parte ucraina, ma le posizioni difensive russe, quindi intorno alle zone trincerate, si sono mantenute salde e pertanto la zona di movimento, questa, si è mantenuta stabile. A nord della città non ci sono stati cambiamenti, vediamo negli ultimi 3 giorni ci sono stati diversi tentativi di attacco, vedete anche qui a sud il 16 è stato riflesso, respinto, qui anche qui ieri sono stati respinti degli attacchi, a nord stessa cosa e nel settore di Sacco Vanzetti ci sono stati diversi tentativi di attacchi, ma respinti. Quindi gli ucraini non trovano attorno a Artyomovsk alcun settore debole su cui avanzare. Questi sì sono assaggi. Sul settore invece di a sud, a Zaporozhye, non si può parlare di assaggi, di tentativi di studio delle linee, quelli sono attacchi in forze con molte brigate impegnate. Non si può sminuire l'opera, il sacrificio di questi soldati dicendo che sono studi. Questi dopo 14 giorni hai voglia di aver studiato un fronte. La realtà è che questo è un impegno progressivo che doveva raggiungere determinati obiettivi e non lo ha ancora fatto. Perché di fatto sta servendo ai russi a distruggere molto materiale, impegnando tra le altre cose meno truppe degli ucraini e allo stesso tempo causa dei danni irreparabili a molte forniture che l'Ucraina ha ricevuto e che non potranno nella maggior parte dei casi essere ricostruite. Quantomeno a lungo, gli Stati Uniti hanno mezzi a disposizione per ricostruire altre volte, fornire 300 carri armati o 400, 500 per loro non è un problema, ne hanno 6.000 di scorta. Il problema è che se vanno a intaccare quelle scorte lì, quindi con tutto il necessario dietro, pezzi di ricambio, manutenzione, munizionamenti, intaccano le loro riserve. E in caso di crisi in altra parte del mondo non avrebbero niente con cui rifornire poi i loro alleati. E questo è un grosso problema per gli Stati Uniti, che quindi più di tanto non possono fare. Molte delle forniture promesse negli ultimi pacchetti sono da produrre. Questo vuol dire che non sono immediate e soprattutto che non ne hanno di disponibili nell'immediato. Stanno raggranellando il più possibile presso alleati, comprano nel mercato mondiale laddove ci sono forniture eventuali disponibili per la vendita a prezzo sostenuto, perché non hanno altro. Questo significa che noi stiamo vedendo la luce più brillante di una candela che si va spegnendo. Sembra che faccia tanta luce, ma in realtà sta tirando le cuoia, per capirci.
Vediamo quindi se fallisce questa offensiva e malamente, cioè che continuino nel tempo a impegnare così tanti mezzi e così tante truppe, creando di fatto un tritacarne bis. Ecco, lì potrebbe davvero realizzarsi un grosso problema per loro, e cioè la distruzione delle scorte disponibili e quindi la distruzione di una fornitura immane per l'Occidente che ha intaccato le riserve operative degli eserciti nostri, europei soprattutto, e che non ha prodotto risultati. Vediamo però come va a finire. Sul fronte di Kremennaia notiamo questa sacca qui che è rassegnata, i vecchi fronti che evidentemente col tempo, non me ne ero accorto molto, hanno riportato avanti i russi. Qui c'era stata una importante offensiva, il fronte un mesetto fa era spostato più verso la della zona cittadina. Evidentemente a piccoli passi, e lo noto solo ora, si sono riportati avanti i russi. Nella zona di Svatovo non vedo altrettanto, si mantiene il fronte stabile, i combattimenti ci sono e sono sempre frequenti, si combatte molto nella zona di Kupiansk. Come vedete, i combattimenti qui sono sempre intensi, ci sono segnali di distruzione su molti punti del fronte. Nel settore di Belgorod si sono spostate le unità sia cecene, Akhmat, le forze speciali Akhmat, sia quelle della PMC Wagner, che dice che le operazioni ripartiranno, l'orchestra quindi ripartirà con le sue performance nel mese di agosto. Io credo che ritorneranno in azione anche prima. Sapete della pantomima sulla storia del ferimento e della morte del Mikhanov, il braccio destro, diciamo uno dei bracci destri di Kadyrov, che ha preso in giro ampiamente anche la stampa occidentale, che dava per certa la notizia della sua dipartita, per poi apparire in foto e nei video sul fronte, sanissimo, senza neanche una ferita, e è pronto per ricominciare. Ci sono stati, poi vi ricordate della storia dell'allarme aereo su Kiev? Ecco, non c'è stato nessun attacco dell'aviazione russa su Kiev città, ma nel settore di Kiev, cioè a nord sembra, è stato colpito un obiettivo con personaggi importanti. Si vocifera che sparirà un'altra figura dopo Budanov, dopo Zaluzny. Ah, tra l'altro Budanov lo danno per deceduto definitivamente, senza essersi ripreso dal coma, in un ospedale tedesco, dove dovrebbe essere ricoverato anche Zaluzny, però non sappiamo in che condizioni. Quindi quel video, che effettivamente avevo detto sembrava una ricostruzione in digitale, probabilmente lo era. Budanov liquidato, come amano dire loro. Zaluzny, stessa cosa, sembra che non si sia ancora ripreso dalle ferite. E sono passati ormai più di un mese da quando è sparito, quindi perché erano i primi di maggio, un mese e mezzo, e credo che siano ferite piuttosto gravi a questo punto. La delegazione dei paesi africani ha presentato il suo piano in 10 punti e poi si è spostata a San Pietroburgo, San Pietroburgo, sì, mi sembra di sì, dove ha incontrato, o a Mosca, non mi ricordo,
dove ha incontrato il presidente russo Putin e dove sono state presentate, Madonna, come vicina Mosca al confine ucraino. Capite bene già da questa immagine le ragioni del conflitto. Immaginate se qui ci fosse scritto Washington e un paese così vicino alla capitale fosse nemico. È così che funziona, c'è niente da fare. Il piano di pace si è scontrato con le posizioni di Zelensky, che ha ribadito che si parlerà di una trattativa solamente dopo il ritiro delle forze russe da tutti i territori. Quindi rimane chiuso nella sua bolla di follia e di fatto non si va da nessuna parte. Una delle cose che sono emerse nelle dichiarazioni di Putin, è ritornato sul discorso della trattativa che era in corso a Istanbul tra gli ucraini e i russi. Trattativa che a un certo punto Lavrov disse per ottemperare all'accordo sottoscritto, le forze russe si ritireranno dalla zona nord. Il presidente Putin è tornato a spiegare che fosse stata firmata questa bozza di accordo e che la Russia avesse ottemperato a quella parte di accordo. Sinceramente non lo so, nel senso che non l'abbiamo vista questo accordo sottoscritto e non potevamo vederlo, però mi ricordo che queste dichiarazioni erano state fatte. Il presidente Putin ha ribadito ancora oggi che avevano ottenuto una sorta di accordo all'epoca che poi è stato disatteso. Dopodiché ha ribadito che anche l'accordo sul grano è stato disatteso dai sottoscrittori, principalmente sulla destinazione del grano che doveva andare in maggioranza ai paesi poveri e bisognosi, quindi deficitari di prodotti alimentari, Africa e altri, e invece andarono ben oltre l'80% ai paesi ricchi che hanno comprato sotto costo prodotti agricoli. Prova ne è la protesta in molti paesi produttori, come Polonia, Ungheria e altri, che Romania anche, che hanno di fatto poi proibito ai loro governi, perché le manifestazioni erano importanti e sapete, gli elettori hanno un loro peso comunque, e hanno dovuto sospendere le importazioni di prodotti dall'Ucraina. Addirittura inizialmente avevano impedito il transito. Questo a riprova di tutto ciò che ha detto la Russia a riguardo degli accordi sul grano, che riguardavano tutti i prodotti agricoli in generale, e che sono andati quindi in maggioranza ai paesi occidentali, ricchi, il miliardo d'oro, in barba alla fame nel mondo, che è rimasta pesante. La Russia si offre infatti di dare gratuitamente derrate alimentari in granaglie o altro a questi paesi. D'altronde non è stata rimossa nessuna delle clausole che limitavano, impedivano, rendevano difficile la compravendita di grano russo, così come previsto dal piano, dall'accordo sul grano. Quali sono le sanzioni che gravano sul grano russo? Sono indirette, cioè impediscono i pagamenti da parte dei paesi che sono inseriti nel circuito bancario SWIFT verso la Russia, e di conseguenza questo tipo di operazioni è ostacolato e non sono stati rimossi gli ostacoli come prevedevano gli accordi.
Quindi di fatto l'Occidente bara sugli accordi, anche usa il grano e gli alimentari come un'arma di guerra, e questo non fa nient'altro che spingere verso il prossimo mancato rinnovo di questo accordo. Probabilmente la Russia procederà autonomamente a rifornire di grano i paesi che ne necessitano, indipendentemente da quello che dirà l'Occidente, e l'Occidente potrà fare ben poco contro questa volontà ferrea. Quindi abbiamo visto le varie posizioni, andiamo a vedere nell'altra mappa la posizione delle unità, in modo da fare bene il punto in queste due settimane. Allora, siamo sulla mappa. Come vedete, ci sono le varie posizioni. A sud ci sono molte unità a guardia del fronte, molte meno lungo il settore di Kherson, ma sono anche aumentate, dobbiamo dire, quelle disposte lungo l'ex bacino del Dnepr. Stanno apparendo anche delle zone fortificate, cioè trincee, via dicendo. Probabilmente poi aumenteranno nel corso delle prossime settimane. Durante la visita dei commissari della IEA presso la centrale di Nargodar, qualcuno di loro ha cercato di fotografare le posizioni difensive russe e la cosa è stata sospesa e impedita. Allora, andiamo a vedere appunto la zona di Lobkovo, dove ci sono appunto i combattimenti, e vediamo come questi combattimenti abbiano investito questo settore. La mappa quindi dà un settore, questa è la zona dove si era concentrata l'offensiva, Lobkovo lo dà quindi in una zona ora sotto controllo ucraino. Questa mappa non è russa, per capirci, e bisogna poi mediare con l'altra. Vedremo anche l'ISV, così avremo una terza opinione. Come vedete, tutta la zona centrale risulta integra. La zona poi sul fianco destro delle difese, vi ricordate che avevamo visto appunto quel tentativo di sfondamento in questa zona, che vede appunto indicati alcuni settori di questo sfondamento, sempre nell'ambito di 1 chilometro massimo, non molto a dire il vero. Nulla su questi settori. Le unità presenti, vediamo, sono sempre impegnati in prima fila, la 65esima brigata, poi abbiamo i lupi di Da Vinci della 67esima brigata, la 47esima brigata, che sono forze speciali. Qui abbiamo UAV di vario tipo, andando dietro questa vediamo la non riesco a capire che unità sia, non dovrebbe essere una brigata, ma evidentemente non funziona bene il comando. 33esima brigata meccanizzata, questa è la 47esima, questa è guerra elettronica. Poi abbiamo un battaglione di forze speciali. Più a nord abbiamo la 46esima aerotrasportata, poi abbiamo la 108esima difesa territoriale. Su questo fronte invece avevamo la 100 diversi battaglioni e brigata, 128esima brigata, quindi abbiamo parecchie forze speciali in questo settore. Qui la 106esima, e questi sono droni, tra cui c'era anche questi Dragonfly addirittura, Drone Group, c'era anche quello Luftwaffe da qualche parte, non mi ricordo, questi li teschi volanti, addirittura nomi di fantasia assurda. Muovendoci più a nord troviamo, arrivando al settore, la prima brigata tank
e qui molte unità impegnate, la 23esima brigata meccanizzata, la 110esima difesa territoriale, brigata meccanizzata 31esima, servizi segreti, distaccamento. Poi abbiamo un'altra brigata, il 128esimo battaglione del, no, il 231esimo battaglione della 128esima brigata, però non quella di montagna, difesa territoriale, eccola qua infatti, e qui una concentrazione di forze non da poco. 25esima brigata delle forze aerotrasportate. Poi abbiamo il battaglione Arei, i cornuti del Volina, tutte e due neonaziste queste ultime, 68esima brigata Jager. Poi abbiamo i fanti di Marina, forze speciali quindi ben addestrate, 35esima, 88esima della 35esima, 137esimo battaglione della 35esima sempre e 93esima brigata meccanizzata. Queste non sono forze di prova, questo è un gruppo di battaglia, lo capite bene, che si vede. 128esimo divisione, scusate, difesa territoriale, 74esimo battaglione ricognizione, UAV, questi qui sono la Luftwaffe. Poi abbiamo la terza brigata, terzo battaglione meccanizzato della brigata presidenziale. Qui abbiamo la quarta tank brigata in prima linea, si è spostata in prima linea, la 37esima brigata Marines. Come vedete anche questa, questa mappa che segna bene i guadagni indica come parallela la linea di confine, non è scesa come in altre indicate il fronte, quindi conferma che il fronte si gioca sulla linea, sull'altezza di Novodonetsk, che qui dà in zona grigia, sull'altra mappa lo dà sotto, questo non è sotto controllo ucraino, questa è zona grigia, altrimenti sarebbe giallo, nell'altra mappa lo dà ancora sotto controllo russo. Spostandoci ancora, noi troviamo nelle retrovie pronta la terza brigata tank, poi abbiamo la 52esima fucilieri UAV, sempre, non sto neanche a farli vedere, 234esimo battaglione della la stessa brigata, 128esima brigata di là, e poi la 72esima brigata meccanizzata. Quindi vedete, si tratta di quante sono, cioè sono 30-40 brigate in questo fronte finora, una trentina buona, c'è l'artiglieria nelle retrovie, è un fronte molto molto nutrito di forze. Anche intorno ad Artyomovsk troviamo ancora indicate tantissime unità, se fossero tutte presenti qui, ma tante sappiamo che sono indicate sulla carta ma che poi non ci sono realmente, perché si sono perse e sono state decimate nei vari mesi, altrimenti avrebbero avuto la possibilità di riprendere, perché se vedete c'è un divario pauroso di forze presenti nelle retrovie. I russi hanno molto, ma nella fattispecie del fronte molto meno rispetto a quello che sulla carta hanno gli ucraini. Poi andando a nord vediamo come ci siano molte unità indicate lungo i fronti, muovendoci sempre più verso nord vediamo brigate di tank molto ben indicate. Queste sono invece altre forze, 92esima brigata, questo è un battaglione creatore difesa territoriale, anche questo fucilieri, e poi qui nel fronte di Belgorod troviamo le varie unità che hanno partecipato e che sono tutte dietro il confine adesso, battaglioni di ricognizione, volontari polacchi, Russian Volunteer Corps, solite cavolate, Freedom of Russia, quei fantomatici battaglioni, e poi c'era anche il Kraken.
E poi ci sono altre unità nelle posizioni arretrate. Qui non vengono ancora indicate le formazioni della PMC Wagner e dei ceceni Akhmat. Benissimo, anche questa è andata. Diamo solo un'occhiata ancora diamo ancora solo un'occhiata alla mappa dell'Institute of Study of War, perché voglio vedere anche che cosa dicono inglesi e Stati Uniti. Allora, andando, questa è la mappa appunto dell'ISV, ISV, come dir si voglia, che ci presenta appunto le formazioni. Vedete, qui indica le stesse posizioni rafforzate che avevamo visto nell'altra mappa. Anche qui vengono indicate le linee di difesa. Come vedete, la linea principale russa passa qua ed è lontana ancora dalle formazioni. Ecco che abbiamo una zona, le prime linee meglio difese che si stanno avvicinando alla zona del fronte. Allora, questo settore qui vede l'Obkhovo, questo viene dato come zona ucraina, questo è il settore russo secondo quello che dà la posizione l'ISV. Il fronte vecchio però non lo vedo indicato, questo è il fronte attuale. C'è un po' di confusione, mi sa, in questo settore qui. Non capisco bene perché l'Obkhovo, se è lo stesso che viene indicato qui, sì, di fatto loro stanno dando questa zona qui in mano agli ucraini. Ok, lo danno già come acquisito dagli ucraini questo settore, mentre nella mappa Military Maps viene dato come una zona contesa. Anche nella mappa di parte terza c'è una incertezza nel fronte che invece l'ISV dà come acquisito direttamente. Vedete, qui danno come acquisito l'Obkhovo e la zona incerta qua. L'ISV concorda più o meno con questo. Vedete la zona qui. Questa mappa fa più o meno una media. Ecco, fa più o meno una media. Comunque, andiamo avanti e vediamo che la zona qui è in mano ai russi, la zona qua sarebbe ucraina. Vediamo un attimo il confronto con questo settore. No, qui non concorderebbe. Non concorderebbe da questo punto di vista. Se non che per quanto 5.000 piedi, piedi, usano i piedi, porca miseria, circa 1,2 km. Vediamo un attimo se si capisce meglio di qua. No, qui questa è la zona, rimane così. Questa dovrebbe essere la strada che indicano loro. Sì, perché gira. Ok, cerchiamo quindi di costruire. In questa zona viene data la presenza russa, il controllo russo. L'ISV, che è di ieri, dà il controllo in mano ucraina. Quindi nei giorni prossimi vedremo meglio dove verranno segnati i combattimenti e si capirà meglio a chi è da attribuire quel fronte. Comunque la zona difesa è, come vedete, ancora indietro. Andando verso poi la zona di Vremenka, come
come vedete, le altre mappe danno questo settore parallelo e quindi in controllo russo. Qui invece lo danno anche senza indicazione di battaglia, perché le battaglie stanno avvenendo qui. Qui non si capisce perché dovrebbero essere avanti gli ucraini, mentre invece i combattimenti avvengono in questa zona. Bah, vabbè. Comunque, concordano sulla disposizione, grosso modo, del fronte in questo settore, anzi addirittura forse i russi da questo lato lo danno più aggiornato. Come si può vedere, vedete che indicano alcuni ritiri da alcune posizioni da parte dei russi. Cosa che invece non fa ancora l'ISV, che questa zona la dà ancora sotto controllo russo. Quindi, da questo punto di vista, l'affidabilità della mappa russa sarebbe comprovata, perché laddove ci sono degli arretramenti vengono segnalati, mentre l'ISV ancora non li segnala. Da questo punto di vista, quindi direi che questa mappa sia piuttosto affidabile. Quando mi dice che il fronte a destra è in questa posizione, tenderei quindi a credere loro. L'altra mappa invece era meno precisa negli spostamenti, indicava una presenza di forze in linea rispetto a Novodonetsk, seppure Novodonetsk la ponesse in zona grigia. Ecco, in questo settore invece Novodonetsk viene attribuita ai russi dall'ISV, come vedete, però questa zona qua, che le altre mappe danno come parallela, loro la pongono molto indietro. La Military Maps fa una via di mezzo: Novodonetsk in mano ai russi, questa linea che corre sarebbe l'altra parallela. In queste zone vengono indicati e danneggiamenti di mezzi ucraini e contrattacchi da parte russa. Vedremo poi quindi nei prossimi giorni come si evolverà la situazione. Sugli altri fronti, l'ISV non denota altre. Ecco, io questa zona qui sinceramente non so dove sia sotto controllo russo, perché le mappe, come vedete, Ugledar, le mappe russe non danno nessuna zona sotto controllo russo. Qua. Questa è Ugledar. Vedete questa zona qui che viene data sotto controllo russo? La mappa russa non la dà assolutamente. Non c'è questa zona qui, e neanche l'altra mappa la riporta, come vedete. Quindi io davvero non mi capacito di alcuni svarioni che prende l'ISV su questi settori, a meno che non li metta lì per poi dire: ah, gli ucraini sono avanzati perché hanno preso questa zona che i russi stessi nemmeno si attribuivano. Donetsk è sempre sotto attacco. Andiamo a vedere un attimo Gorlovka. Ecco, questa zona qua ci presenta i fronti stabili. In questo settore non mi ricordo che fossero andati avanti i russi. Comunque vediamo subito da quest'altro lato della barricata. Infatti no, non lo erano in direzione Costantinovka. Non vedo assolutamente queste zone Costantinovka lì. Ah sì, questa era la zona di avanzamento in quel settore. Qua non c'è mai stato nulla. Questa è la zona del canale che viene mantenuta. Klishkivka in questo settore, come vedete, addirittura assegna qualche cosa di più ai russi che non i russi stessi, mentre
il settore del canale è sotto controllo, segna il confine ed è sotto controllo russo. Poi c'è il settore della città, dove in questo settore viene assegnata la posizione agli ucraini, quasi prendessero Berkovka, mentre la posizione di Berkovka, come si vede, ci sono i combattimenti in questo settore, è ancora lungi dal fronte. I russi sono nella zona dei due laghetti artificiali e non sono segnalati avanzamenti da parte delle forze russe, ucraine, scusate, oltre quel settore lì. Andando a vedere anche l'altra mappa, vediamo se ce la conferma la posizione. Sì, perché dà il confine del controllo ucraino a metà strada, quindi è esattamente come questa. Come potete vedere, il confine è quello. L'ISV evidentemente cede talvolta nel dare posizioni o agli uni o agli altri, anche senza che siano confermate. Il settore di Sacco-Vanzetti è sempre sotto controllo russo in questa mappa, nell'altra rimane un po' più fumoso, comunque facendo la media la posizione è quella. E poi abbiamo le posizioni intorno a Kremennaya, che confermano grosso modo quelle anche dell'altra mappa, su tutta la zona del fronte. Questa zona è quella che i russi ogni tanto dicono che hanno, sono avanzati verso Kupiansk. La mappa russa in realtà non è che si muova molto, tranne per piccole zone, e in questo settore invece viene evidenziato meglio il settore degli avanzamenti. Benissimo, abbiamo visto tre tipi di mappe differenti per cercare di una parte, una neutra e una russa, per cercare di capire meglio dove sta la posizione reale delle unità. Soprattutto abbiamo capito che i 100 km quadrati, cazzo li ha visti. Andiamo avanti quindi nella nostra puntata e arriviamo quindi all'articolo del New York Times. Andiamo a vedere questo benedetto articolo. Eccoci. Allora, questa è il New York Times tradotto in italiano per comodità, e abbiamo: una diga in Ucraina è stata progettata per resistere a quasi tutti gli attacchi immaginabili dall'esterno. Le prove suggeriscono che la Russia l'abbia fatto saltare in aria dall'interno. Andiamo a vedere queste prove. Qui vediamo appunto il bacino che ha ceduto. Come vedete, la corrente si porta via man mano un pezzo dell'altra diga, la erode proprio. Pochi istanti dopo il cedimento di un'importante diga in una zona di guerra ucraina, torrenti selvaggi si sono riversati sui resti, ma il vero problema motore risiede altrove, nascosto in profondità. Nel profondo della diga c'è un tallone d'Achille, e poiché la diga è stata costruita in epoca sovietica, Mosca aveva ogni pagina dei disegni tecnici, sapeva dov'era. Lo sapevano anche gli ucraini. La diga è stata costruita con un enorme blocco di cemento, vedete qua il blocco di cemento alla base, la attraversa un piccolo passaggio. Suggeriscono le prove che una carica esplosiva esplosa e ha distrutto la diga, ok, e le prove indicano anche chi l'ha messa, perché se è stata per anni e anni sotto controllo ucraino, potrebbero averle messe loro nel cemento in attesa di usarle. Alle 2.35 e 2.54, quindi due esplosioni diverse, i sensori sismici in Ucraina e Romania hanno rilevato i segni rilevatori di grandi esplosioni, che potrebbero essere anche il crollo della struttura, perché danno scosse. I testimoni nell'area hanno sentito grandi esplosioni, che possono essere anche i crolli delle strutture. Alle 2.15, alle 3, che poi voglio dire... i video non ci sono di queste esplosioni, ne abbiamo di mille altre esplosioni, di queste no. Poco prima che la diga cedesse, i satelliti dell'intelligence americana hanno catturato segnali di calore infrarossi che indicavano anche un'esplosione, quindi o una o due, i punti sono quelli.
quante sono queste esplosioni. Dopo che la prima sezione della diga è stata violata, i video suggeriscono che la forza dell'acqua impetuosa ha aperto uno squarcio sempre più grande nella diga. Poiché i livelli dell'acqua sono scesi ulteriormente questa settimana, sono scesi al di sotto della sommità delle fondamenta in cemento. La sezione che è crollata non era visibile al di sopra della linea di galleggiamento, una forte prova che l'inondazione aveva subito danni strutturali. La fondazione aveva subito danni strutturali, hanno detto gli ingegneri. E fin lì. Nelle caotiche conseguenze, con ciascuna parte che incolpa l'altra per il crollo, sono teoricamente possibili molteplici spiegazioni, e meno male che lo dicono anche loro. Ma le prove suggeriscono chiaramente che la diga sia stata paralizzata da un'esplosione provocata dalla parte che la controlla, la Russia. Le prove lo dicono. Andiamo a vedere se ci dice prima o poi quali sono queste prove. Anche in una guerra che ha raso il suolo, migliaia di persone sono state sfollate, bla bla bla, la diga è stata visibilmente segnata dai combattimenti, ecco lo dicono anche, visibilmente segnata dai combattimenti nei mesi precedenti la breccia. Gli attacchi ucraini avevano danneggiato una parte della carreggiata sopra la diga e le truppe russe in ritirata ne fecero successivamente esplodere un'altra. Ok. La sezione che hanno fatto esplodere i russi, per la precisione, vediamo se la indica, ecco, come vedete, noi abbiamo la parte con la strada sul fianco, diciamo andando verso il territorio ucraino, sulla sinistra, la zona ferroviaria sulla parte destra. Entrambe queste zone erano oggetto di mira da parte degli HIMARS per cercare di distruggere la strada o la ferrovia, perché di qui passavano i rifornimenti per le forze ucraine. Quindi hanno riversato centinaia di colpi di artiglieria e di missili HIMARS su questi tratti stradali in questa zona, e molti di questi potrebbero anche aver colpito la parte sottostante, perché arrivavano anche a colpire il bordo, quindi alcuni sono finiti anche sotto da una parte o dall'altra, danneggiando quindi la struttura sottostante, per carità robustissima, ma quei missili sono anche penetranti per le strutture in cemento armato, in funzione antibunker, e quindi possono avere scosso e crepato la struttura. Il punto debole è il passaggio interno. Le crepe, quindi le vibrazioni, possono avere causato danneggiamenti e infiltrazioni d'acqua nei mesi successivi. Detto così da profano, chiaramente, però sapete, le prove che adesso ci mostreranno. La diga potrebbe essere semplicemente vittima del danno accumulato. Ciò ha portato a suggerire che la diga potrebbe essere semplicemente vittima del danno accumulato, dice, di cui la Russia si è avvalsa per negare la responsabilità. Negare la responsabilità, diciamo che la responsabilità va provata. Le diverse linee di prova del New York Times, dai piani ingegneristici originari alle interviste con ingegneri che studiano i cedimenti delle dighe, supportano una spiegazione diversa: che il crollo della diga non è stato un incidente, era molto improbabile che il catastrofico cedimento delle fondamenta in cemento sottostanti si verificasse da solo. Dati e i rilevamenti satellitari e sismici delle esplosioni nell'area, la causa di gran lunga più probabile del crollo è stata una carica esplosiva collocata nel passaggio di manutenzione o galleria che attraversa il cuore di cemento della struttura. Secondo due ingegneri americani, casualmente sono americani. Perché non hanno chiesto a un ingegnere brasiliano di esaminare la diga e di fornirci qualche sua spiegazione? Perché non l'hanno chiesto a un ingegnere di un altro paese terzo, indonesiano, indiano, pakistano, che ne so, perché proprio americani? Poi che cosa dice? Qualcosa che va contro, chi lavora poi dopo? Comunque ingegneri che non hanno esaminato la struttura, perché si parte da questo presupposto, nessuno ha esaminato la struttura, quindi non c'è stato un esame della struttura, e quindi che prove sono? Intervista.
Allora, dati i rilevamenti satellitari e sismici, la causa di gran lunga più probabile del crollo è stata una carica esplosiva nel passaggio di manutenzione o galleria che attraversa il cuore in cemento della struttura, secondo due ingegneri americani, un esperto di esplosivi e un ingegnere ucraino. E vabbè, dai, e che cavolo, un ingegnere ucraino che dice che sono stati russi è una prova eclatante. Con una vasta esperienza con le operazioni della diga, se il tuo obiettivo è distruggere la diga stessa, sarebbe stata necessaria una grande esplosione. È fin lì. O una serie di esplosioni più piccole. Che è preside in pensione presso la società di ingegneria UIS. La galleria è il luogo ideale per mettere quella carica esplosiva. È il luogo ideale, ma non è l'unico possibile. Gli ingegneri hanno avvertito che solo, ecco, allora, qui crolla tutto l'articolo del New York Times. Gli ingegneri hanno avvertito che solo un esame completo della diga, dopo che l'acqua è stata scaricata dal bacino, può determinare la sequenza precisa degli eventi che hanno portato alla distruzione. Fine. Basta. Tutto se le prove del New York Times sono queste, questa dichiarazione degli ingegneri distrugge tutto. E cioè non c'è un esame necessario della struttura per determinare con certezza quali siano state le cause del crollo. Fine. Questa è propaganda. Quindi, poi l'intervista prosegue con l'ingegnere ucraino. Ha affermato che essendo un progetto di costruzione della guerra fredda, cioè sovietico, le fondamenta della diga sono state progettate per resistere a quasi ogni tipo di attacco esterno. Il signor Strelets ha detto anche, lui, che aveva concluso che un'esplosione all'interno della galleria ha distrutto parte della struttura in cemento e che altre sezioni sono state strappate via dalla forza dell'acqua. E cioè altre sezioni, secondo l'ingegnere, sono state strappate via dalla forza dell'acqua dopo il cedimento della prima parte. Non voglio che la mia teoria sia corretta. Una grande esplosione nella galleria potrebbe significare la perdita totale della diga, ma questa è l'unica spiegazione, ha detto, è l'unica spiegazione secondo lui. Perché invece delle potenti cariche esplosive posizionate sotto il livello dell'acqua dalla parte del bacino non avrebbero potuto provocare la stessa cosa? Chiedo, magari dei siluri navali? Nelle prime ore dell'alba del 6 giugno, e vabbè sì, qui è la storia di quanto è successo, un obiettivo primario, le gru relativamente sottili e il nastro, questa struttura qua che vedete, della carreggiata al di sopra della lignea di galleggiamento sembravano offrire un facile bersaglio per un attacco volto a distruggere la diga di Kakhovka, ma la maggior parte dell'enorme massa della diga era nascosta sotto la superficie dell'acqua, e fin lì. Ma non abbiamo ancora visto la struttura sottostante, quindi non possiamo ancora dire nulla. Ha affermato di aver trascorso mesi alla diga di Kakhovka e intorno al bacino idrico. Torre arrotondata di cemento, quasi solido, alta circa 20 metri e spessa fino a 40 metri, nella parte inferiore, che magari c'è ancora, perché magari è saltata questa parte qua. Finora, il flusso dell'acqua non permette di vedere la parte sottostante. Nonostante le prove visive raccolte dal Times mostrano evidenti danni alla carreggiata e ad alcune paratoie su un lato del canale. Nonostante quel danno e una cascata di acque bianche che cadeva dalle vicinanze di quei cancelli, gli ingegneri hanno affermato che il naufragio di un'intera sezione della diga era più probabilmente correlato alle esplosioni rilevate dai sensori sismici. Quindi hanno rilevato che c'era un danneggiamento della struttura. Andiamola a vedere. Eccola. Allora, gli HIMARS vedete che hanno colpito molto vicino ai bordi e molti saranno finiti sotto, a colpire sotto, tant'è
tant'è che è stata danneggiata ed è crollata la strada, questo prima questo ad agosto 2022, agosto, settembre, ottobre, fino a novembre ha continuato il bombardamento. Cioè era continuo, anche a luglio bombardavano in quella sezione. Da quando gli è andato lei in Mars, hanno iniziato a bombardarla di continuo la diga. E molti di questi missili finivano sott'acqua a esplodere sulla struttura, che non si vede chiaramente dalle foto. I russi fecero esplodere questa sezione, da questo lato per capirci, tre campate. Però hanno danneggiato in pratica tre campate della strada e tre campate della ferrovia. Punto. Il crollo è avvenuto dalla parte opposta dove erano concentrati i bombardamenti ucraini, per capirci. E vedete infatti la sezione dove erano esplose le cariche russe è integra. La sezione, la prima che è crollata, è questa di qua, dove c'erano i primi danni. Poi è venuto giù il resto. Però resta il dubbio, se non puoi vedere la parte sottostante, stai parlando del nulla di fatto. Vedremo poi quando sarà asciutto il bacino che cosa uscirà. Una diga nel mirino. Il Times ha ottenuto immagini satellitari ad altissima risoluzione che mostrano anche danni a un'altra sezione della carreggiata nei giorni e nelle settimane prima del crollo della diga. E certo, quello lo sapevamo tutti che stava crollando quel pezzo. Come vedete, questo pezzo qui era già crollato ed era esattamente quello danneggiato dai missili HIMARS. E le sezioni delle paratie, probabilmente danneggiate esattamente in coincidenza con quella struttura, indicano che molti di questi missili siano caduti sulla struttura e abbiano danneggiato le paratoie. Il 1 giugno, all'inizio del 2 giugno, è crollata la parte della strada che costeggia la diga, segno evidente di un cedimento strutturale che era in atto. Perché sotto è crollato qualcosa. Mi sembra più che evidente. Gli attacchi missilistici ucraini HIMARS nell'agosto 2022 hanno danneggiato quella parte della strada, ma non hanno colpito la diga. Come fai a dirlo? Dove sono le immagini che indicano la diga sotto l'acqua? Le immagini che avete non dicono nulla. Hanno colpito la diga o non hanno colpito la diga? Questo lo può dire solo un esame della struttura. Però se hai colpi qua che sono stati ripetuti molte volte perché più volte dicevano di aver colpito la struttura della diga per impedire gli accessi alle truppe russe nel settore, evidentemente ne mandavano tanti di questi colpi che hanno colpito più volte la struttura oltre alla strada. Mica tutti andavano a segno esattamente, vedete come sono sparpagliati vicino al bordo e se uno andava 1 metro più in là cadeva sulla diga. Quindi, cioè, la logica suggerisce che alcuni colpi siano andati sicuramente sulla struttura della diga, esattamente dove poi ha ceduto. Oltretutto, le gru che controllano il rilascio dell'acqua erano ferme, per cui non potevano manovrare e via dicendo. Insomma. Qui dice, ho camminato a lungo questa diga molte volte. Ne ero orgoglioso, è proprietà del mio paese, non avrei mai nemmeno immaginato che qualcuno avrebbe tentato di distruggerlo. Allora, le bombe ce le hanno tirate i tuoi sopra. Secondo, era proprietà e costruita dall'Unione Sovietica, non dal tuo paese. Il tuo paese se ne è accaparrato quando ha deciso di separarsi dall'Unione Sovietica. Ma è stata costruita col contributo di tutti i cittadini dell'Unione Sovietica, non degli ucraini. E basta. Tutti i cittadini dell'Unione Sovietica. Benissimo. Ecco, in tutto questo, le prove che il New York Times deve mostrarci, dove sono? Ci ha dato delle opinioni che poi dicono, gli ingegneri dicono alla fine. Sì, ma alla fine delle fini, senza un esame della struttura, non si può dire con esattezza che cosa ne abbia causato il crollo. Siamo nel campo dell'ipotesi qua. Però
Perché tu mi dici, il luogo ideale sarebbe stato il tunnel interno. Benissimo. Ma qualcosa avrebbe impedito di porre delle cariche cave dall'esterno della diga, lato bacino, e farle esplodere? Oppure che, se colpirla con dei siluri marini lanciati a piena velocità? Cosa lo impedisce? C'è la struttura danneggiata, loro acquisiscono queste informazioni e la colpiscono con dei siluri che magari l'Inghilterra può avergli fornito. Fanno danni, distruggono la struttura e la diga crolla. E che problema c'è? E ho presentato anch'io le prove. Sono ipotesi come le vostre. Se sono prove queste qui, sono prove anche le mie. Vabbè, dai. Chiudiamo quindi questa pagina. Avete potuto verificare che le fantomatiche prove a disposizione del New York Times altro non sono che ipotesi, illazioni. Volte hanno addirittura intervistato un ingegnere ucraino, e che poteva dire? E gli altri due americani, statunitensi. Ma ragazzi miei, con un sussulto di dignità hanno detto: sì, ma ragazzi, un qualche cosa di certo si può dire esclusivamente se esaminiamo la struttura. Se non esaminiamo la struttura, ma che cosa volete che vi diciamo? De profundis per la dignità giornalistica occidentale. Va bene. Terminiamo quindi questa puntata. Abbiamo esaminato con attenzione i fronti, la pressione offensiva che ha prodotto un guadagno di un altro chilometro di territorio da parte ucraina in 14 giorni. 2 chilometri sono effettivamente tanti, dividendolo per un numero di giorni sono meno di 10, no, 2 chilometri sono meno di 100 metri al giorno, ecco, diciamola così, poco più di 100 metri al giorno. E quindi diciamo che è un'ottima media, 120 metri al giorno di questo passo. In qualche anno arriveranno al mare d'Azov. Il problema non è tanto quello quanto il numero di unità crescenti che continuano a impiegare sul fronte. Tra un po' vedremo ritirare le prime unità per eccessive perdite subite. Sospetto la 128esima che è impiegata anche su questo fronte. Finora non c'è stato lo sfondamento. Gli ucraini possono mettere in campo molte più brigate corazzate, sia ben chiaro. Vedremo quando le impiegheranno, ma vedremo altresì che quando arriveranno alle linee di difesa vere russe, le loro perdite subiranno un'ulteriore impennata. Non c'è bel tempo in questi giorni nel sud dell'Ucraina, e questo rallenta probabilmente anche le loro operazioni, come anche l'eventuale risposta russa. Andiamo avanti quindi ad attendere. Ieri si sono visti in movimento cos'erano, dei CV-90, se non sbaglio, svedesi, che forse sono in movimento verso il fronte, e vedremo quando e dove li impiegheranno. Finora i Bradley hanno dato una pessima prova, poca resistenza al pari dei mezzi sovietici, nulla di più. Vedremo adesso questi svedesi se forniranno una qualche prova migliore. Nel frattempo attendiamo i Challenger e due e gli Abrams per vedere come andranno questi, visto che gli altri sono andati maluccio, diciamo. In bocca al lupo a tutti, arrivederci alla prossima puntata. Domani ricordo l'appuntamento con il vaso di Pandora. Iscrivetevi al canale se vedete questo video, mi raccomando, soprattutto se l'avete visto fino in fondo. Per le dirette serali c'è la possibilità di abbonarsi e di vedere in diretta la puntata e di fare domande al sottoscritto o agli eventuali ospiti. Per tutti gli altri, purtroppo non sono riuscito a trovare un modo per rendere accessibile anche a invito ai sottoscrittori, ai sostenitori del canale.
ci sto ancora lavorando. Io purtroppo non ne capisco molto dei sistemi di visione delle visualizzazioni da parte di YouTube. Magari prima o poi qualcuno mi svelerà l'arcano. Per ora l'unica possibilità di separare, non ho trovato a invito, ho trovato la divisione per gli abbonati oppure pubblica per tutti. Però pubblica per tutti vengono fuori una quantità di messaggi, di domande per me non gestibili, e pertanto ho preferito limitarla ai soli abbonati, in modo da poter avere un numero di domande e di commenti gestibili. Vi ringrazio per l'attenzione, alla prossima puntata. Ciao a tutti.